Ciao da lunadividlab.it, oggi andiamo avanti con archeologia e storia dell'arte romana. Con questa lezione entriamo in un'epoca nella quale l'impero romano è governato dai cosiddetti imperatori per adozione, cioè la successione non è ereditaria ma basata sull'adozione del successore. E vediamo Nerva, Traiano, Adriano, Antonino Pio e Marco Aurelio. Fu Marco Aurelio che interruppe questo sistema, nominando successore il figlio Commodo. Quella degli imperatori per adozione fu un'epoca di benessere. Il secondo secolo è inoltre l'epoca in cui nell'impero si diffonde il cristianesimo. È un'epoca in cui la religione tradizionale andò in crisi e questo comportò da una parte il fiorire di pratiche come la magia, le credenze sui demoni e l'oltretomba, il ricorso ai presagi e all'interpretazione dei sogni, dall'altra parte il diffondersi di religioni orientali, come il culto egiziano di Iside e quello persiano di Mitra, che ebbe fortuna fra i soldati. Ora partiamo da Nerva. Domiziano fu ucciso nel 96 in una congiura alla quale forse partecipò anche sua moglie. Il Senato elesse poi un successore innocuo per la sua età, ma di riconosciuta autorevolezza e di antica nobiltà patrizia, appunto Marco Cocceio Nerva, che era stato fra gli esponenti della congiura. I pretoriani però non erano d'accordo con la sua elezione, sia perché erano attaccati a Domiziano, sia perché avrebbero voluto essi stessi scegliere il nuovo imperatore. Così si ribellarono e Nerva dovette consegnargli alcuni dei congiurati, che furono uccisi. Dopo questo episodio, a Nerva fu chiara la debolezza della sua posizione e pensò di rafforzarla adottando come figlio un uomo capace di riscuotere i consensi sia del Senato che dell'esercito, cioè Marco Ulpio Traiano, governatore della Germania Superiore, che all'atto stesso della sua adozione nell'autunno del 97 venne designata la successione. Traiano era di famiglia spagnola ma di origine italica. Torniamo ora ai fori imperiali e brevemente vediamo il foro di Nerva, che in realtà fu realizzato da Domiziano ma inaugurato da Nerva nel 97. Si chiama anche transitorio per la sua posizione, perché sostituiva il primo tratto dell'Argiletum, che era la via diretta dal foro repubblicano alla Suburra, che era il quartiere popolare compreso tra i colli Quirinale, Viminale ed Esquilino, e metteva in comunicazione i fori allora esistenti, cioè il foro repubblicano, quello di Cesare, quello di Augusto e il Tempio della Pace, che oramai erano divenuti un complesso unitario. Sul fondo di questa piazza, che come vedete è lunga e stretta, c'era un tempio dedicato a Minerva, di cui rimane solo un nucleo informe. Infatti rimase ben conservato fino all'inizio del XVII secolo, quando arrivò Papa Paolo V e lo distrusse per prendere i suoi materiali con cui ci fece il famoso fontanone dell'Acqua Paola sul Gianicolo. Nel foro di Nerva sopravvivono sul lato orientale le due celebri colonne, dette le colonnacce, con un tratto del muro di fondo sul quale nell'attico c'è un rilievo con la figura di Minerva. E nel fregio sono raffigurate varie scene di lavori femminili, infatti Minerva era la protettrice dell'artigianato, che rappresentano il mito di Aracne, la donna che fu trasformata in ragno dalla dea che non sopportava di essere stata da lei battuta ad una gara di tessitura.